Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio siamo già stati a dormire? Non ancora, perfetto. Good morning, time to head to school. Ok, dobbiamo andare a scuola. Vediamo cosa è in serbo per noi invece questa giornata qui ad Alola. Quindi andiamo subito a scuola. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di roba interessante, quindi andate a vedere se ve lo siete persi. Allora, Pokémon School. Andiamo al nostro posto? Assolutamente sì. Eccoci qua. È finalmente tempo di andare all'isola di Pony. Attenzione! Avete tutti dei progetti individuali di ricerca. E lascerò a voi il compito di completarli, appunto. Suiren, ti incontrerai con un tuo amico. Kawe, tu andrai ad allenarti. Mentre Ibis, imparerai come fare un nuovo piatto. Chris, evolverai il tuo Charjabug. E Lydia, studierai come vivono i Pokémon di quell'isola. E finalmente Ash, tu avrai... dovrai praticamente partecipare alla Grand Trial. O meglio, il tuo ultimo Grand Trial, la tua ultima sfida suprema incredibile dell'isola. Quindi dovremo sfidare il prossimo, l'ultimo Kahuna almeno. Ora che tutti siete pronti, andiamo alla barca e buona fortuna. Ok, andiamo. Andiamo verso l'isola di Pony, quindi. Vediamo un po'. Stiamo per vedere quindi l'ultima isola, perché è l'ultima che ci manca da esplorare. Vediamo un po' come l'hanno rifatta in Pokémon Fire Rush. Quindi passiamo per Hawaii. Eccoci qui. E andiamo. Allora, mi sa questo qui sotto, vero? Seafolk Village, sì, villaggio del mare. E siamo a Pony Island, salve. Niente, questo vuole buttarsi appunto quando è pronto, no? Dobbiamo fare di fretta e c'ha ragione. Possiamo entrare in questa barca, tra l'altro. Ok. Hai mai incontrato Mina? E nostra figlia? Mina mi sembra che l'abbiamo già incontrata. Sì, era quella che abbiamo salvato dal Team School. L'avete presente? Allora, tu... grazie, ci dà una pepita, poi possiamo andare di qui, salve, smoke ball, ok grazie, poi tu, ah, il loro Kahuna dell'isola si è ritirato di recente, Tapu Fini presto sceglierà qualcun altro, ok, abbiamo anche l'ultimo Tapu da catturare, qui abbiamo il Watering Z, assolutamente importante, se volete utilizzare le mostre Z sempre se capite come farle, qui abbiamo un Meo di Alola, orrendo, orribile quel Pokémon. Allora, proseguiamo. Qui abbiamo il centro Pokémon. Ok, lei mi vuole far imparare Seed Bomb. Sapete che non è malaccio Seed Bomb? Non è per niente male Seed Bomb, però rimango con queste, dai. Va bene così. Perfetto, facciamo un salto al centro Pokémon, già che ci siamo. Salve. Curiamo i Pokémon anche se non è necessario, però facciamolo comunque. Allora, questo ha sempre voluto un Comfey, infatti sta lì di fianco al Comfey del Pokémon Market. Questo non vuole più il suo Lucky Punch e quindi ce lo regala. Perfetto. Mentre di qui c'è qualcosina. Questo è Merani, sì. Tu? Siediti, rilassa, se ci dice, ok? Bene, l'abbiamo fatto. Qui si può interagire, mi sa di no. A questo punto proseguiamo a nord. E siamo nelle Pony Wilds. Tu sei un allenatore? No, sta cercando un Pokémon raro. Allora, mi sa che qui non c'è niente di interessante a livello di Pokémon in realtà. Quindi iniziamo subito ad battere gli allenatori. E ad esplorare questo posto che sembra parecchio grande, a dire la verità. Ok, Parasect contro Rowlet. Andiamo di Brave Bird. Bella lì. Ci prendiamo un po' di contraccolpo, ma va benissimo. Poi Ribombi, tipo folletto. Quindi Poipole. E andiamo di Sludge Bomb. Dai, mi ha diminuito l'attacco speciale di molto. No,
Non di molto, però mi ha diminuito l'attacco speciale, comunque, infame. Ecco fatto, crepa. Perfetto, il primo allenatore, Sailor Phil, l'abbiamo buttato giù. No, Rowlet non può evolversi. Allora, fatemi andare un secondo giù di qui. E fatemi tornare velocemente al centro Pokémon, non tanto per curare i Pokémon, ma per comprare degli oggetti interessanti dal centro Pokémon qui. Perché abbiamo quasi finito le pozioni e le super pozioni, quindi ricompriamole. Ecco qua, dato che sicuramente Rowlet si farà parecchio male con il suo Brave Bird. Eccoci qui, beh, super pozioni ne abbiamo parecchie, però compriamone altre, va, che fa sempre comodo. Le pozioni invece ne abbiamo pochissime, quindi prendiamole. Ecco qui, tanto si usano. Perfetto, proseguiamo allora. Pony Wilds dovrebbe essere forse praterie di pony, credo. Allora, continuiamo a costeggiare la parte sinistra. No, questo non ci fa passare, ok. Allora, andiamo su di qui. Qui troviamo uno strumento. Una caramella rara. Perfetto. Mentre da questa parte non c'è nulla. Quindi riscendiamo. E questa, la parte sinistra l'abbiamo fatta, finché non possiamo passare di là almeno. Ora, parte destra è bloccata. Quindi andiamo su di qui, nella parte centrale. Qui troviamo del Purple Nectar per Oricorio. E un Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori, uno Spinarak. E vi dicevo che probabilmente qui non avremmo trovato niente di interessante, eh? A livello di Pokémon selvatici perlomeno. Qui abbiamo un altro strumento, una Duskstone, perfetto. E qui un'allenatrice che abbiamo mancato, salve. Sarà perfetto, ci dice. Va bene, vediamo cosa. Ah, il tuo disegno. Manda in campo Oricorio. Ne abbiamo Rowlet, allora quello ricordo lì, che tipo sarà? Fuoco forse? Boh, può darsi che sia tipo fuoco, ma andiamo lì, Icarock. Essendo rosso. Ah, strampadanza, mi ha confuso, grazie. Allora, andiamo di Rock Tomb. No, ero riuscito a passare la confusione, ma ha mancato il colpo. Questa volta no, però. Perfetto. E abbiamo battuto anche questa allenatrice. Allora, qui sotto abbiamo un'altra allenatrice, anzi, altri due allenatori. Prima però andiamo a vedere qui sopra se c'è qualcosa. Ok, il percorso si chiude. Quindi prendiamoci questo strumento che è la MT-123 Slakoth. E in questo pezzettino di erba alta andiamo a trovare un Trumbic. Io provo a catturarlo, questo Trumbic, perché lo farà evolvere molto facilmente, facendolo salire probabilmente solo di un livello, nella sua evoluzione finale. Il Toucanon mi sembra si chiami, no? È il tucano gigante. Ok. No, grazie, non voglio dare il soprannome. Allora, sfida in doppio. Sfida in doppio con Rowlet e Poipole? Non conviene poi tanto. Andiamo in sfida in doppio con Rowlet e Incineroar. Molto meglio. Vai. I'm going to be a bit harder, ok? Good luck, bud. Vai. Facciamo questa sfida in doppio contro questi due allenatori, Lindsay e Kekoa. Che mandano in campo Garbodor e Skarmory? Attenzione! Attenzione, eh! Allora, io qui andrei di. Tosta qua, per il nostro caro Rowlet, meglio sostituirlo. E mandare in campo invece l'Ikarok. Mentre il nostro Incineroar userà Fire Fang su Skarmory. Guarda lì che infami, che andavano subito a focussare il povero Rowlet. Sarebbe morto con quei due attacchi lì, eh? Sarebbe mortissimo, quindi ho fatto bene a sostituirlo. Allora, andiamo poi di. Direi di. Rock Tomb su Skarmory, che dovrebbe crepare. E invece l'altro lo colpiamo con Darkest Lariat. Anzi, Fire Fang, iniziamo a bruciarlo. Ok, si morirà dalla bruciatura. Intanto brucia, perfetto. Ci siamo avvelenati e bruciati a vicenda.
Perfetto, lo volete anche salito di livello, così come Lycanroc? Ah, loro hanno anche Sharpedo, cacchio. Sharpedo è tosta però per Lycanroc. Allora, andrei di colpo a questo punto e di Darkest Lariat. Sì, Dark... No, anzi, Brick Break su Sharpedo. Buono, buonissimo il colpo che va a segno su Sharpedo e lo one-shotta. Insignor Aura a livello 42, Brick Break su Garbodor che non gli fa molto, ma va bene così. Ok, a questo punto andiamo di acrobazia. Niente, oh, cioè, ha voluto proprio bruciare, avvelenarli tutti, sto Garbodor infame. Ok, ora soffrono entrambi per il veleno. Toxapex, l'evoluzione di Merani. Allora, fatemi curare un secondo il mio Pokémon, però. Una bella ricarica totale su Lycanroc. Va bene. Ed ora Lycanroc è confuso, quindi usiamo il suo turno per ricaricare invece Incineroar. E Incineroar lo facciamo colpire. Merani dovrebbe essere anche di tipo veleno, credo. Beh, andiamo di Darkest Lariat. Non fa molto danno questo Darkest Lariat, Mi aspettavo di più. Allora, andiamo di colpo di nuovo e di Darkest Lariat. Perfetto, ha bastato un colpo di Lycanroc. Perfetto, tosta questa sfida contro questi due allenatori, però mi è piaciuta. Rowlet non si può evolvere, di nuovo. Ora, già che ci siamo, curiamo un secondo i nostri Pokémon, che se la sono vista brutta lì dentro. Pozzoncina, qua. Ok. Prendiamo questo strumento, che è una Repeat Ball, ok. Allora, proseguiamo di qui, vediamo cosa c'è da questa parte. Ancient Pony Puff con del Team Skull davanti. Quindi, prima finiamo le Pony Wilds magari. E infatti qui troviamo due strumenti, che immagino siano due bacche, sì. Perfetto, abbiamo finito le Pony Wilds. A parte quella zona là in cui non potevamo passare, ci bloccava l'allenatore. A questo punto possiamo proseguire da questa parte. Allora, il Team Skull... Non conviene affrontarlo con Rowlet, ma conviene affrontarlo direttamente con Lycanroc. Ah, non ci affrontano? Questi vogliono rapire Oricorio. Ok, no, ci affrontano, perfetto. Però dovevamo parlarci noi. Ok, Salandit. Contro Lycanroc. Fagli un bel Rock Tomb e mandalo a casa. Perfetto, Rock Climb vorrebbe imparare. Di tipo normale no, fa cagare. 85% di precisione anche no. Yangus, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo un Pokémon con breccia come Incineroar. Vai. Poi Zubat, lasciamo in campo Incineroar. E andiamo di acrobazia. Ah, Tossina mi ha usato? Complimenti. Intanto però salgo a livello 43. Ed infine Garbodor. Sì, cambia Pokémon e contro Garbodor direi di mandare Lycanroc di nuovo. Cerco di non allenare più Solgaleo perché molto probabilmente lo sostituirò con Meltan appena lo troveremo. Quindi... non ha molto senso continuare ad allenarlo. Andiamo di colpo su Garbodor. Troppo forte come attacco. Ecco fatto. Non è giusto. E invece sì. No way. Va bene, ciao. Ok. Curiamoci un secondo i Pokémon di nuovo. Allora, basta fare una full heal in realtà. Ecco qua. E rimettiamo davanti un altro Pokémon che sia magari Poipole, dai. Tiriamo un po' su Poipole. Allora, qui sotto non c'è nessuno strumento. Qui sopra invece... voi stavate bloccando qualcosa.
Ah, guardate lì. C'è la Tipetta, il Kahuna di quest'isola. Allora, vediamo questa parte prima cosa c'è. I should try and find Tapu Fini. Tapu Fini ma è not alive. Ok, Tapu Fini è da questa parte evidentemente, solo che non possiamo ancora andarci per ora. Intanto qui troviamo una Shiny Stone. E qui un'allenatrice? Sì. Affrontiamola prima di andare dalla Kahuna dell'isola. Las Aviar. Chiamano in campo Ricorio. Beh, andiamo di Sludge Bomb. Ok, mi ha fatto parecchio male. E mi ha pure confuso. Ok, un buon danno, bene. Ora speriamo solo di non colpirci da soli, altrimenti andiamo proprio morti secchi. Perfetto, grande. Grande Poipole. Poi Oricorio di nuovo, cambiamo Pokémon a questo punto e manderei contro quell'Oricorio Incineroar. Oddio, non so che tipo possa essere l'Oricorio che manda ora. Vediamo, eh. Questo è quello di tipo fuoco, quindi andrei di acrobazia. Niente, mi confondono tutti, che fastidio. Fortunatamente non ci colpiamo quasi mai da soli. Ora l'ho detto, quindi ci colpiremo da soli. Ah, è uscito dalla confusione in un turno? Così siamo tornati a Pokémon Cristallo? Ora Oricorio, lasciamo in campo Incineroar. Andiamo di Darkest Lariat contro questo, che dovrebbe essere tipo Psico, forse. E infatti è super efficace, e addio. Ed infine un altro Oricorio. Ancora così, vai, Darkest Lariat. Captivate, mi abbassa l'attacco speciale. Di nuovo. Perfetto. Disintegrato Oricorio. Disintegrata questa con tutti i suoi Oricorio. Beh, prima di andare su di qui, andiamo a parlare con la Kahuna dell'isola. Che dite? Allora, ho la sensazione che ci sfiderà. Io metto davanti il nostro Rowlet. E parliamole. Cosa pensi di fare qui? Stai cercando di rubare il mio raccolto? Non credo. No, non me ne fregava niente del tuo raccolto, cara Hapu. Credo che sia Api in italiano. Ma nel campo Golurk? Ok. Buono. Dai, Rowlet ha tirato giù il Golurk del Kahuna in un 1 contro 1. Bella lì. Oh. Scusa, ho avuto dei problemi con dei ladri recentemente. Non accadrà di nuovo. Stai cercando il Kahuna dell'isola? Ho paura di non poterti aiutare al momento. Magari dovremmo tornare a chiedere a qualcuno al villaggio del mare. Ok, il Rotom Dex ci ha detto di tornare appunto al villaggio del mare, ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video!